Amici di Motori Online, siamo ancora qui a Milano per parlare di mobilità del futuro e insieme a noi c'è il professor Sergio Savaresi, professore responsabile del Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano, che tra l'altro nel suo intervento qui alla conferenza ha portato dei numeri davvero molto interessanti riguardo non solo alla transizione energetica, alla transizione ecologica del mondo dell'auto, ma proponendo anche degli scenari diversi, degli aspetti diversi che andrebbero curati per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Cominciamo col parlare però proprio della transizione energetica. Qual è la sua opinione dal punto di vista proprio didattico e accademico? Sì, allora, diciamo, quando parliamo di transizione energetica tipicamente si parla in maniera molto semplificativa di passaggio all'elettrico. Diciamo, quello che io, il messaggio che sto cercando di portare avanti come visione di lungo termine è che l'elettrico è quasi certamente un punto di arrivo per la mobilità personale basata sulle automobili, ma deve essere la fine di un percorso, e in questo percorso la cosa fondamentale è cominciare a modificare i modelli di mobilità. In poche parole, noi siamo stati abituati a un modello di mobilità basato sull'auto di proprietà personale, tutti hanno l'auto di proprietà personale, è un modello che comincia a mostrare un po' la corda, perché abbiamo tantissime auto molto poco usate. Diciamo, dobbiamo evolvere verso un modello in cui la gran parte delle auto saranno condivise, quindi di fatto è una forma di servizio pubblico allargato però ad uso personale. Ovviamente non stiamo parlando di pochi anni, stiamo parlando di una transizione che durerà probabilmente 20-30 anni, e in questa transizione la tecnologia dell'auto autonoma curiosamente è la tecnologia abilitante, la cosa più importante in questo passaggio, perché consentirà di non dover andare a cercare l'automobile, ma sarà l'automobile che verrà a noi in un modello appunto di mobilità e di auto condivisa. Quindi questo sarà il passaggio tecnologico fondamentale per migrare da un vecchio a un nuovo modello di mobilità. Quindi qualcosa di molto simile al car sharing che già vediamo in alcune grandi città italiane, però portato ad un nuovo livello tecnologico. Esatto, è proprio così. Cioè il car sharing attuale diciamo, ha fatto vedere che si può usare l'auto condivisa. A Milano tanti, soprattutto giovani, utilizzano questo servizio, però ha molti limiti dovuti al fatto che sono io che devo andare a raggiungere l'automobile, e quindi servirebbero tantissime automobili per dare un alto livello di servizio. Cambia tutto se fossimo in grado di portare l'auto noi al cliente, riportargliela via e andare a ricaricarlo in autonomo. Quindi la tecnologia dell'autonomo per noi è fondamentale proprio per coprire questo anello mancante che potrebbe far salire e evolvere il car sharing in qualcosa di molto più utilizzabile, molto più economico e ovviamente molto più tecnologico. Noi stiamo lavorando proprio per portare in Italia, sviluppare in Italia questo pezzettino di tecnologia di intelligenza artificiale applicata appunto alla guida autonoma, che potrebbe consentire di evolvere verso un modello di mobilità più sostenibile e più sicuro, perché alla fine l'obiettivo di tutti è quello di avere un futuro con una mobilità più sostenibile. Certo. Voglio levarmi una piccola curiosità. Abbiamo parlato di guida autonoma nel momento in cui l'auto si propone al cittadino, si propone al cliente. Vuol dire che anche durante il viaggio leviamo il volante di mano? Ma allora, in linea di principio sì, però quello che io sottolineo sempre, io dico sempre che l'auto autonoma non è un gadget per il privato cittadino. Cioè oggi la guida autonoma viene un po' proposta, possiamo già acquistare auto con il cosiddetto livello 2 di autonomia, ma è proposto un po' come un gadget, come un ADAS, diciamo, evoluto. Vuol dire che io cittadino un domani sono in autostrada, posso inserire il pilota automatico e posso guardare i messaggi sul cellulare in maniera, diciamo, legalmente fattibile. Questa cosa può avvenire, però non è una rivoluzione, cioè nel senso che non cambia veramente nulla dal punto di vista del numero di auto, dell'impatto ambientale. Quindi dal mio punto di vista non è questa la direzione veramente utile dell'auto autonoma. La tecnologia dell'auto autonoma cambia la storia se ci permette di andare verso un nuovo modello. Il robotaxi completo, cioè quello che non solo viene da me ma mi porta anche a destinazione, è un obiettivo. Tra l'altro ci sono già sperimentazioni, la più famosa è quella di San Francisco, bello,
probabilmente inutilmente complesso se vogliamo andare per gradi, perché non è quello che veramente oggi limita il car sharing. Il car sharing oggi non è limitato dal fatto che devo guidare io, ma proprio dal fatto che devo andare a prendermi l'automobile e poi quando la lascio giù, diciamo, l'automobile deve essere raggiunta nuovamente dal successivo cliente. Quindi è questo l'anello debole mancante. Mentre la guida autonoma completa è, come dire, diremmo nice to have, per dirla all'inglese, bello, ma forse non è veramente quello il tassello che manca per cambiare, per rivoluzionare la mobilità. Certo, devo dire che è uno scenario che mi piacerebbe davvero vedere e sono ansioso di vederne i risultati. Grazie mille professore per essere stati con noi, per essere stato con noi, e grazie a voi amici di Motori Online per essere stati in nostra compagnia. Rimanete sempre sulle pagine e sui canali social di motorionline.com per avere tutte le informazioni e tutti gli ultimi dettagli qua da Mobilità del Futuro da Milano.